Il Comitato per il Sì alla riforma costituzionale, che sarà sottoposta al referendum il 4 dicembre, ieri a Sassari ha aperto ufficialmente la campagna elettorale in Sardegna. Lo ha fatto nel corso dell'incontro promosso dal consigliere regionale del PD e presidente della Commissione Cultura Gavino Manca, che ha invitato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Luca Lotti. L'appuntamento di Sassari è stata l'occasione anche per puntualizzare la posizione del presidente della regione Francesco Pigliaru, che si è schierato per il sì e ha rassicurato sul fatto che senza il consenso della regione Sardegna lo statuto autonomistico non potrà essere toccato. Il PD, almeno la parte che condivide le posizioni del premier Matteo Renzi all'interno del partito, si sta mobilitando nella campagna elettorale per il sì alla riforma. Domani a Nuoro alle 16.30 è in programma un incontro nel Museo del Costume, cui prenderanno parte la vicepresidente del Senato Valeria Fedeli e il presidente del gruppo dei senatori Luigi Zanda. L'iniziativa sarà coordinata dall'avvocato Priamo Siotto. Sì, perché sono 30 anni che la politica promette tagli e costi ai posti della politica, sì perché vogliamo un'Italia più snella, meno burocrazia e perché finalmente i cittadini possono scegliere. Quindi un sì deciso che anche da Sassari deve raccontare, spiegare, far sì che la riforma venga compresa dai cittadini, compresa dagli elettori. Quindi io mi auguro che anche in Sardegna ci possa essere un sì convinto. Occorre far capire che con questa riforma si supera il bicameralismo, quel sistema per il quale una legge passa dalla Camera al Senato e magari impiega anni per poter essere approvata. La modifica e la riorganizzazione del titolo quinto, i tagli ai posti, ai costi della politica. Lo ripeto, per 30 anni lo hanno promesso, oggi c'è un'occasione per poterlo realizzare. Il 4 dicembre votare sì e cambiare finalmente verso a questa Italia.